Intanto un ritorno a casa con Fratelli d'Italia e comunque anche un naturale proseguimento, nel senso che la campagna elettorale a Teramo, diciamo, mi ha riacceso un entusiasmo, una voglia, degli stimoli per ricominciare con la politica attiva. Quindi diciamo sì, un percorso che continua con amici con cui il filo del dialogo non si era mai interrotto. Adesso cercherò di mettere a disposizione della città e della provincia le mie esperienze, le mie conoscenze, la mia rete di relazioni, che credo che in questi anni in regione sia stato fatto un buon lavoro, ma si può sempre migliorare, e credo di poter dare un valore aggiunto sotto questo profilo. Ho aderito a Fratelli d'Italia e mi sono messo a disposizione del partito, ho dato la mia piena disponibilità a candidarmi e il partito farà le sue valutazioni. Futuro In esiste, è sempre esistita, è un'associazione che fa un lavoro sulla città di Teramo importante, poi adesso le forme di collaborazione le valuteremo insieme, ma Futuro In esisteva anche ai tempi del Popolo della Libertà, quindi figurarsi. Sono elezioni completamente diverse, le elezioni regionali da quelle comunali, e i cittadini faranno le loro valutazioni. Sono più preoccupato per lo stato della città che un'altra cosa.